volta c'era stasera, sai che salutava. Sai che volevo fare stasera? Una cosa semplice. Un po' di finocchietto selvaggio. E due pennette con la casa striccia. Buono! Sempre dobbiamo fargli capire i nostri... Veloce, quando non dà tempo. Certo. Però non sempre un piatto così. Cose elaborate, cose allora, con poco. E possono fare cose buonissime. Vediamo, cosa fai? Taglio la salsiccia così, e a sbriciolo. Sì, quindi togliamo la pelle. Sì, mi pita la padella, per favore. Sì. E mette la pelle l'olio. Poco. Ti metto già l'olio nella padella. Sì, poco. Quindi l'asciughiamo che era ancora umida, sì, dopo averla lavata, se no schizza l'olio. Poco. E poi ci facciamo la bubua. Raga, c'è la salsiccia. E la porto qui? Sì. Ecco, perfeggiamo la padella. Questa dici, un tempo su cuocere la pasta. Se voglio veloce, perché quando non hai tempo, perché ci faccio una cosa veloce, non buono. È una cosa sempre quella... Non te devi un tempo per dare. Certo. E quel finocchietto lì selvaggio, come l'hai fatto? Come l'hai preparato? L'ho pigliato con la costa, hai visto che la vicina a me? Ho sbollentato perché sennò è duro. Ah, con l'acqua. Con l'acqua, come c'è l'acqua? Bello, messo sbollentato. Ora, metti la padella questa, mettimela solo per fuori. Sì. Perfetto. Ah, posto. Ed è un finocchietto molto taglioso, lo faccio fino. L'ho sbollentato, così. Copro poco coperchio. Mettiamo il coperchio della samarietta. La salsiccia così. Ti alzo un bel profumino. Verrà poi. Due secondi. Mi piglio per l'occhietto, guardate sì. Come comincia. Così si sta un po' la pena. Semplice, sì. Semplice, ma deve venire gustosa, buona veramente. Gustosa, buona, dai, buona. Se non c'è un finocchietto selvaggio, un vegetano trovo, basta sapere poi, ci può mettere il broccoletto, ci può mettere la bietola, ma che ne vuoi? Allora si può mettere gli spaghetti. Ah, ecco, sì, fai questo legame. Sì, ottima idea, la pasta è qui come la cucini tu? Sempre in padella. Sempre lì dentro, sì, in padella. Metto quindi l'acqua e la pasta, cucino, a posto. Quindi zia Marietta risparmia le pentole. Sì. Tutto nella padella. Tutto nella padella. Bene. E viene anche più buona perché non si perde l'amido della pasta, perché non viene perso nell'acqua della bollitura. Ora metto un po' d'acqua. E parliamo Walter! L'altra volta la tarantella e poi il Walter, che ci devo dire? Qua dobbiamo ballare in continuazione. Sì, capisci? Dobbiamo mantenerci allegri, perché la vita è troppo triste, quindi un po' di allegria ci vuole. Ah, sì, è vero. Ecco qua. Quando cuoci la pasta? Beh, di nuovo. Dove sei? Ci vogliamo fare un giro di Walter? Dai, bando alle ciance, muoviamoci, dai. Muoviamoci, che ora della pasta. Allora, quanto ora tu ci hai preso gusto a ballare? Mi piace, sono ballerina. Ecco che la piccia. Lo so. Prendiamo la pasta. Sì, questa qua. Questa qua. Le pennette, prendiamo le pennette, la rotolina. Perfetto. E gliele facciamo vedere. Ecco qua. Ecco qua. Le pennette sì. Lisce.
A candela, candela le chiamate tu. Oh, bella candela, via. Wow. Visto? Prestissimo proprio. Questa sì, veloce, veloce e gustosa. Questo è un ottimo piatto. 10 minuti e poi. Per le donne che lavorano. Perfetto. Ma non vogliono far mancare un ottimo piatto al maritino. Esatto, ai suoi figliocci. Ai suoi figlioletti. Ah, una cosa sbrigativa. Questa sì, veloce, veloce e saporo. Buona, buona. Buona. Bene. Oh, Marietta. Devi prendere. Visto che tu stai preparando sto buon piatto di pasta con la salsiccia, ma io pensavo una cosa. Dimmi, cosa? Me lo lasci fare, per favore, un secondo a me con la salsiccia? A te? Chissà che mi conviene però. No, che combino, dai, proviamo. Io ho fatto già una cosa di nascosto di te. Sì. Dai, dai, lasciami, lo so che vuoi fare tutto il tempo. Vai, pure bene, va. Allora, tu non ti sei accorta, però? No. Io di nascosto, prima mi sono messo e bollito le uova. Ah, chi te ne ha preso le bugie? Andiamo ora. Sì, sì. Senza glu. Sì. Ah, brava, come sei andata di là, me ne sono andata, le ho sgusciate, belle belle, sono già pronte. Brava, cara, vediamo che famo, io. E niente, poi sai che volevo fare? Volevo fare le polpette di salsiccia con la sorpresa. Va bene, che praticamente dentro c'è l'uovo. Quando uno apre la polpetta si trova l'uovo. Ho capito, sì. Vediamo che faccio, ne so. Dai, ok, allora sai che facciamo? Vediamo prima le uova. Sì. Prima di tutto. Esatto. Così togliamo tutti sì. I residui del guscio. Perfetto. Oggi vedi che fai, Sì. Te lascio fare. Queste sono lavate. Ora dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo fare con sta salsiccia. La dobbiamo aprire. Mettiamo nella ciotolina. Sì. Tutta la pasta della salsiccia e un coltello. Sì, eccolo, prendo, Per tagliare questa qua. Dai. Vediamo che ne sciogliamo, E niente, metto tutta la carne della salsiccia, la metto qua dentro. La impasto per benino. Ok. E gli aggiungo il prezzemolo. Senti, non mi aiuti tu, dai. Ma mi stai punendo, che voglio fare io, tu non mi aiuti a fare niente. Guardate che monella. Guarda, c'è poca. No, se mi tagli il prezzemolo, qualcosa, così acceleriamo i tempi, se no si scocciano a stare 3 ore a vedere me che faccio, quanto tempo ci metto. Giusto? Vediamo sta sorpresa. Noi ci sbrighiamo, vediamo se ti piacciono. Tu non le hai fatte mai queste qua? Le uova sì, a polpetto l'ho fatto. No, le uova. La salsiccia. No. L'impasto della salsiccia. L'ho fatto diversamente, io le faccio. E allora, per oggi ti faccio vedere come le faccio va io. Bene. Poi qualche volta le fai tu. Va bene. L'altra volta hai fatto le bombe a mano. Ora vediamo che fai tu, dai. Hai fatto le bombe a mano alla batissara, non le polpette. Però erano buone. Visto? Mamma mia che erano buone quelle polpette. Visto? Sì, davvero. E qui è proprio una ricetta della zona nostra. Veramente buone. Poi quando ti mangi una di quelle, solo stai che tranquillo. Solo che? L'hai digerita? Certo, subito. Io pure le pietre digerisco io. Mamma mia. Più sono cose pesanti, più allora sono se ti metti a te, meglio ti accanto un vestito con me da certi. Mi sa di sì. Non tanto conviene invitarmi. No, mi sa di no. No. Ma tu ti mangi pure a me, mi sa. Sì, infatti. Mangio una? Tutto mangio. Il mangiare è una cosa bella. Buona e bella. Guarda, non ti ho voluto disturbare a chiederti un altro coltello, le ho sventrate proprio stesse. Brava, quanto sei brava, Grazia, quanto sei brava. Allora. Ecco qua. Ma questa la pasticciamo tutta così nelle mani. Si dovrebbe mettere, oltre al prezzemolo, veramente, io ci metto anche il basilico in estate, però adesso chi ce lo dà il basilico? Io l'ho finito di quello congelato. Pure io, non ce n'ho più. Sì, grazie. Perfetto. Ecco. Grazie. Prego. Così le impastiamo. Così poi se hai un pochino di farina certo. In un piatto, sì. Così le giriamo.
E praticamente bisogna prima di tutto infarinare un pochettino le uova. Sì. Io così faccio il polpettone con l'uovo dentro, quella che faccio per farmi immaginare. Sì, infatti. Ok, mentre ci organizziamo. A posto. Certo, dopo poi ce lo faccio voi. Sì, io in genere gli metto un pochino d'acqua nell'uovo. Sì. E niente, questa è Marietta, devi resistere oggi. Resisto oggi, resisto. Stai soffrendo da morire. Tanto, ma devi resistere. Vedi come adesso. Ecco qua, mettiamo un goccino d'acqua nell'uovo. Ecco qua. Come ci resisto adesso? Perfetto, e adesso benissimo. Ecco come stai la San Marietta, vedi qua un attimo. Ora infariniamo le uova. Prima di tutto infariniamo queste. Per benino. Una volta che sono infarinate, basta la carne, poi l'uovo e se vuoi continuare tu. Così ci sbrighiamo e inizio qua. Sì, ok. Allora prendiamo l'uovo. Ecco qua, si organizza così. E gli mettiamo intorno l'impasto della salsiccia, richiudiamo l'uovo per benino qua dentro, lo schiacciamo bene bene in modo che non esca l'uovo. Ecco la sorpresa, dov'è? Vabbè. La sorpresa è l'uovo, che poi volendo si può anche rivestire l'uovo con del prosciutto cotto, la pancetta si può mettere un pezzettino di quello che vuoi, quasi, di provola, un pochettino di sottiletta, però diciamo che poi diventa un po' troppo carico, quindi già va bene così. Quindi si fanno per benino delle pallottoline in questo modo, si ripassano nella farina, e poi nell'uovo. Poi nell'uovo e nel pan grattato. Allora, io mi prendo un altro piatto, allora mi preparo. Sì, sì. Facciamo velocissimo. Perfetto. Ecco qua, vedete? E sono buonissime anche queste, così visto che c'è il primo con la salsiccia, facciamo fare anche il secondo con la salsiccia, tutto a base di salsiccia, che è una cosa buona, saporita. Io ho preso la salsiccetta dolce, sì, però diciamo perché ci sono i bambini, sì, che magari protestano, però quella piccante è ancora più buona. Sì, è logico. Vedete qua, che belle. Ma queste poi mettiamo in queste qua, così, e si possono mettere in forno o friggere. Fritte. Fritte sono più saporite. Ma sempre, fritte pure la scarpa se buone. Però, certo. Però. Lo sapevi? Sono buone, scarpe fritte non le ho mangiate mai comunque. Si dice. Da provare pure le scarpe. Vai, in mano tua, pure le scarpe fritte. Pure. Nelle mani della Samarietta escono buone pure le scarpe fritte. Tutto. Ecco qua. E andiamo avanti così fino alla fine. E poi giungo. Ecco qua. Quindi con un chilo di salsiccia, più o meno di pasta di salsiccia, sono uscite 9 polpette, diciamo. Ora le andiamo a friggere, l'olio è già caldo, l'abbiamo già tenuto pronto. E tuffiamo dentro, pianino. Vediamo se ci stanno tutte, forse. Sì. Pure se qualcuno vuole fare una cucina un pochettino più sana, le mette in forno con un goccino d'olio. Noi siamo per la cucina leggera e allora mangiamo le fritture. Sì. No, vabbè, ci piace anche a noi la cucina sana, dai. Diciamo che questa sera le vogliamo fare belle saporite. Eh sì, ok. Aspettiamo che si dorano da entrambi i lati e poi sono pronte. E tu dove eri andata? Ti sei cambiata? Stavo schiattando qua dentro a questo fuoco. Non c'è più. È proprio gancio. Sì, sì, infatti fa caldo. Pronto. Ok, le nostre polpette di salsiccia sono pronte. Con la sorpresa. La vediamo qual è la sorpresa? La apriamo? Certo. Sì. Allora. Che bruciano, Ecco la sorpresa. Voilà. Petro qua sopra. Ecco qua. Bravo. La sorpresa è l'uovo praticamente. Visto? Brava Katia! Visto? Brava! Grazie. Ogni tanto vedi. Ti puoi fidare. Sì.
non deve essere troppo diffidente, però okay. La Zamarietta e la Zamarietta c'ha ragione. Va bene, andiamo a completare il piatto, a dopo. Oh, Kate, è un paparista, portami su un piatto. Bobo, che arriva. Ma vai, guarda la pasta, sì. Vediamo qua. Tieni un piatto bello. Sì. Che profumino, si può fare dieta, ma chi è che vuole fare la dieta, sto matto, e parla di dieta, perfetto. Mamma mia, una cosa tanto semplice, semplice e gustosa, mamma mia, deve essere buonissima, non l'ho mai mangiata, ora la mangeremo, pure questa vuole il formaggio, sì, sempre sì. Qualsiasi tipo si vuole, sì, come a dici gusto, tu. A gusto, questo ognuno gusto suo. Va bene, gusto forte, pecorino, sì, gusto bene. Delicato, parmigiano, capre, pecore, come volete. Buono. Ecco qua, semplice e gustoso. Quindi speriamo che gli piace. Buonissimo questo qua, che veloce, veloce, presto, presto, non ha tempo. Ma appena per tu che ti dico, consiglio di provarlo subito. Io perché adesso ho detto queste cavicine vicine c'è, un'altra verdura, veloce, veloce. Sì, sì, ma adesso andando in campagna si trova sì. Il finocchietto, sì, quindi sì, conviene sì. Che lo fate subito proprio, al più presto. E buon appetito! Ci allora, vediamo alla prossima puntata. E questa volta salutiamo. Salutiamo Miriam e Andrea che sono a Roma. Ciao Miriam e Andrea, ciao. Poi salutiamo pure Miriam e Domenico che ci seguono dalla Spagna e li salutiamo ciao. Pure loro, ciao. E poi anche Francesca e Diego da Locri. Okay. Ciao a tutti, buona ricetta e buon appetito. Allora, visto che oggi vi abbiamo cucinato tutto a base di salsiccia, abbiamo pensato con mia cognata di salutarvi con una canzone che parla di salsiccia. Quindi, arrivederci alla prossima puntata, la salsiccia. La salsiccia, vai. La salsiccia genuina. La salsiccia carne fina. Per la donna è leggera, la digerisce sempre, specialmente quando è sera. La salsiccia paesana. La salsiccia carne fina.